darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Hai visto? Narrow streets of cobblestone. 7 aprile, sembra di sì, siamo qua sulle piste di Tashi di Scan. Allora, ci puoi illustrare brevemente l'itinerario di oggi? In questo momento ci troviamo e abbiamo risalito una parte degli impianti di Colle Rotondo di Scan e stiamo per entrare nel vallone del Carapale. Una valle abbastanza selvaggia che ci porterà, ora dovremmo arrivare a un omonimo stazzo, lo stazzo del Carapale, e poi dovremmo salire sul valico del Carapale, dove ci sono le cosiddette ciminiere che poi illustreremo più tardi una volta arrivati in cresta, perché si trovano proprio sulla cresta, e poi da lì vedremo che fare, se aggiungere qualche altra cosa oppure no. Ok. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. An echo. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls. Ecco qua il grande Christian in mezzo alle rocce. Fabio! Oggi è stata, per me è stata durissima. Sto proprio, comunque, spettacolare qua, va. Quella è la cima. Allora, Fabio, adesso ci dirai qualcosa su questo bel panorama che stiamo avendo. È spettacolare perché è tutto, abbiamo attraversato una conca glaciale, quindi le ciminiere ci sono, che sono delle formazioni rocciose calcaree, sembrano piramidi, prima l'abbiamo fotografato, qui ci troviamo in vetta a 2064 su un deserto a ciminiere. Quindi stiamo lungo la via di cresta, verso sud, quindi si vede la cresta sud
della Montagna Grande, stiamo sulla Montagna Grande che è un sottogruppo dei Monti Marsicani, tant'è che si vede il Monte della Corte, il Monte Marsicano avanti a noi e poi dietro le montagne del Parco Nazionale. Quindi seguendo questa cresta verso sud si arriva, si intravede la cresta, Mario, guarda là dietro, la Serra del Campitello, il Monte del Campitello, mentre la parte opposta c'è la cresta nord che conduce alla Terratta, il Monte Terratta che è la vetta più alta della Montagna Grande, e poi dietro la Terratta c'è il Monte Argatone. E là, e guarda sullo sfondo. E beh, si vedono tutte le montagne abruzzese e laziale. Ok. È spettacolare. Guarda, là in fondo la Maiella. Ancora un po' di neve. Bella roccia qua. Oh. Ed ecco qua Cristian e Fabio, dove stanno andando, pazzesco. Vabbè. Siamo arrivati sulla Terratta, che è la vetta più alta della Montagna Grande, che è un sottogruppo dei Monti Marsicani che appartengono al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Siamo in compagnia con gli amici incontrati qui di Catignano. Catignano, hanno fatto delle belle foto, ma queste sono cose nostre. E da qui si può ammirare un bellissimo panorama. La conca del Fucino, il Velino, le gole di Celano, la serra di Celano, il Sirente, il Gran Sasso, quindi con il Corno Grande, il sentiero del Centenario, quindi vediamo il Prena, il Camicia, le torri di Casanova, poi andando verso destra vediamo la nostra Maiella, la Maiella ancora innevata, neve sui 2005-2006, Montamaro si vede chiaramente. Quindi il versante occidentale della Maiella. Poi se vai verso destra, abbiamo il Porrara, ogni quota il Porrara. Poi abbiamo in lontananza, addirittura si vede il Monte Secine, in lontananza Capracotta, Monte Campo, Monte Campo. Poi Passo Godi, Monte Godi, Passo Godi. Poi la cresta che abbiamo fatto, il Monte Marsicano, il Monte della Corte e basta. E poi ci sono loro. E poi ci siamo noi. Ecco qua, grande Cristian, come ti piace?
sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies made, was an enemy. Allora ragazzi, qua siamo sul sentiero A3, leggo io qua, dove stamattina alle 8:40, alle 7:45 siamo partiti. 37, va bene, io ho visto 40, va bene, vabbè. 7:37 stamattina, ora sono le 16:15. Fammi un calcolo tu, che io non sono andato alla scuola. 8 ore e mezza, tanto è poca roba. Sempre di meno, facciamo sempre di meno, capite? In onore a Christian oggi abbiamo fatto di meno, perché sennò. Quindi è stata una cosa veramente eccezionale. Di. Eccezionale, giornata fantastica, tanto ti ho fatto sentire. E vabbè. Vabbè, allora. Comunque abbiamo fatto 1250 mila di diverse. Allora. Abbiamo fatto. E ti pare poco? L'importante prima nel bosco, poi siamo messi sul cresto fino ad arrivare alla terrazza. Un 2000, che è la vetta più alta della montagna grande, 2208, e è stato molto molto bello, ci credo, va bene, bellissimi passaggi, bellissimi, e adesso ci manca solo una cosa, una birra, la calata, andiamo alla prossima.